l'istituzione di un parco, quanto è importante per una regione che spesso e volentieri non è considerata? È importante innanzitutto perché porta alla ribalta nazionale questa realtà, questo territorio, e ne esprime delle peculiarità che esso ha in una chiave di prospettiva di futuro. Noi vogliamo fare in modo che i parchi siano delle vere e proprie agenzie dello sviluppo sostenibile del territorio e che facciano della tutela, della salvaguardia dei beni ambientali, archeologici, culturali, paesaggistici, l'elemento sul quale costruire quella nuova economia sostenibile che è la premessa sulla quale noi potremo realizzare una nuova modalità di sviluppo e un processo produttivo compatibile con la salvaguardia dei livelli ecologici. Per questo riteniamo di dover lavorare all'interno della legge alla Camera per introdurre un fondo specifico a sostegno dei parchi nazionali e regionali e per creare le condizioni legislative per cui questi soggetti siano in grado di accompagnare e sostenere l'economia locale che va in questa direzione. Per questo coinvolgeremo anche gli agricoltori all'interno della governance degli enti. Eppure spesso e volentieri l'iter parte e poi si blocca, come mai? No, questo è un iter che è partito e che arriverà in fondo, c'è una forte determinazione da parte nostra, anche perché il lavoro che è stato condotto al Senato di 3 anni è stato un lavoro che ha consentito di poter sciogliere una serie di nodi. Noi abbiamo fatto importanti audizioni nel corso delle quali abbiamo raccolto una serie di indicazioni importanti che ci potranno consentire nel giro di pochi mesi di chiudere definitivamente questa pratica, di istituire il Parco Nazionale del Matese e di mettere a disposizione dei territori strumenti importanti.